Salve a tutti! Sono troppo in basso? Ma no, che poi taglio. Tutti. Oggi live di interesse sempre canino. Da una domanda si prende spunto per l'argomento. Per due argomenti, tre, quattro. Per un divenire di argomentazioni. Tra l'altro devo rispondere a Red Ronnie. Devo dire una cosa a Red Ronnie. Per forza. E gli manderò un messaggio. Aspettiamo Ambra perché oggi è venerdì. È il giorno di Ambra. Ah, l'ho nominata, eccola qua. Ciao, ciao. Ciao, Ciao, ciao a tutti. tutta rosa. Che bellina. Oggi via di sistemazione, quindi. Ecco. Come Hai in stai? mente qualche giretto? Bene. Beata, beata! Che toccherà diversi argomenti, credo, vero? Esatto. Ho qualche domanducola e da lì poi si spazia. Ragazzi, io devo dire una cosa, ne parliamo semmai dopo le risposte alle domande. Devo mandare un messaggio a Red Ronnie. Perché sta continuando a non capire la sua cagnolina. Quindi faremo questa live, ne parleremo e lo spezzone che parlerà della sua cagnolina lo taggeremo su YouTube. Perché nessuno gli dice niente, dicono tutti: che carina, quei pupazzini, ma che carina, e basta. E no. No, non credo ci sia solo quello dietro. Poi ovviamente bisogna vedere altro, però lo Sì. spiego bene dopo. Va bene, E poi va fai bene. il ritaglio. Intanto ti spiego le cose in più che ho visto io. Allora, sotto il video, io dico anche il video così almeno è chiaro. Sotto il video Non umanizzare il cane, Simona Simo 73 ha scritto: "Il cane non è selvatico", dimostrando di aver capito tutto quello che tu hai detto. Ricordiamo che quello che vedete sono solo dei frame delle live. Per capire bene tutti i discorsi dovete seguire le live perché sennò è inutile che commentate su cose che io ho già detto. Comunque rispondo. Lì parlavo ovviamente di guardare il cane nel campo della selvaticità, perché è vero che il cane oggi è domestico da secoli e secoli. Ma dobbiamo vedere il cane come un animale selvatico, quindi guardare come si comporta in natura e fare anche noi la stessa cosa. Quindi non umanizzandolo. Quindi, come dicevo, lo sbadiglio, il cane ha sonno, si lecca il muso, il cane ha fame, perché non è assolutamente così. Quindi era solo precisare bene questo lato qua. Sì, sono quesi molti. Questo fatto del. Molti ti hanno detto bravissima, finalmente qualcuno che dice questa cosa. Non so se anche loro hanno capito fino in fondo, però, attenzione. E gli altri che dicono: "No, è il mio bambino, ma è il mio bambino, io lo saluto, io lo abbraccio, lo porto, lo faccio, lo brigo, ma". Nessuno dice di non fare queste cose qua. Non va umanizzato nel senso che non va visto come un essere umano. È un essere vivente, ma ha una comunicazione che è totalmente differente da quella dell'essere umano. Quindi umanizzare io intendo come comunicazione. Noi abbiamo il dono della parola, è vero, anche il cane ulula e abbaia. Ma il cane, per farsi capire tra altri cani o con noi esseri umani, bisogna guardare la postura del corpo o i segnali che emette. Non guardare i segnali che facciamo noi e ok, il cane sbadiglia e c'ha sonno, perché non è sempre così. Il cane che sbadiglia può avere sonno, ma il cane che sbadiglia può anche essere sotto stress. O ti sta dicendo non mi va. Allora, amare veramente significa essere un po' meno egoisti e andare un passo in avanti nella conoscenza dell'oggetto del nostro amore, che sia persona, animale o cos'altro.
Io penso che queste mamme e papà pancini, come dicevi tu l'altra volta, hanno bisogno di riempire più se stessi che donare al cane. Sì, ma Spesso, infatti, eh. se voi guardate il canale, adesso non mi ricordo bene qual è, comunque, che c'è i malati di pulito, quelli che Sì. convulsivamente raccolgono gli oggetti e ce li hanno in casa, e c'è quelli che convulsivamente prendono gatti o cani e li hanno in casa. Quindi in appartamento ci sono anche situazioni di magari 70 cani come 80-90 gatti. In appartamento senza possibilità di uscire, ok? Lì ovviamente c'è un problema psicologico del proprietario, perché lì per riempire il vuoto che probabilmente ha questa persona di solitudine, si riempie di animali. Però in quei casi lì non mi potete dire che è amore, perché 80 gatti in un appartamento dove fanno cacca, pipì tutto in Mamma mia, giro poverini. e non è né igienico per l'essere umano né tantomeno per i gatti e per i cani. Quindi non bisogna riempire i vuoti della nostra solitudine con gli animali. Gli animali sono sono delle anime che hanno bisogno come noi di uscire, socializzare, incontrare altri esseri umani, altri cani, giocare, annusare, correre, eccetera, eccetera. Tutto Avete capito? O lo chiaro? facciamo di nuovo, o lo diciamo un'altra volta. Ne Sì, pensi dei gatti al guinzaglio? rispondiamo. Guarda, ne vedo, grazie al cielo, pochi, a parte ultimamente su TikTok, perché intanto TikTok è, non lo so, boh, Vedo cose, vedo stanno cose. mettendo anche i pappagalli con le pettorine, tutte queste cose qua. Allora, io ho già detto il mio pensiero sui gatti. Il gatto è ancora più, cioè ha una parte, diciamo, ancora più selvatica rispetto che al cane. Quindi, per me, prendere un gatto e chiuderlo in un appartamento, io non lo farei mai, perché il gatto, se anche il cane ha bisogno di uscire, il gatto 3 volte tanto. Quindi volete chiuderlo in un appartamento, va bene, ma costruite un appartamento 3D per il vostro gatto. Quindi tutti dei passaggi, dei ponti in alto dove il gatto possa stare in alto. Non viene guardato il benessere del gatto. Il gatto ha bisogno di vivere in alto e di vedere in 3 dimensioni, quindi dall'alto al basso. Ecco, anche questa cosa l'abbiamo già detta, ma la ripeteremo poi, perché ci sono tante persone anche che hanno cani, che vivono con gatti, anche più di uno, ma non si pongono mai il problema del povero gatto come deve vivere. Proprio, se guardate su YouTube ci sono tantissimi video bellissimi, dove proprio vengono messe delle mensole, dei ponti che si muovono apposta, dei passaggi tutto, Che diciamolo, in tutta la carino. circonferenza della casa in alto. Allora lì fate una cosa bella e giusta per il vostro gatto, rispettate quello che è il benessere del gatto, perché il gatto non è un cane, il gatto non può stare giù, perché il gatto ha bisogno di guardare dall'alto al basso. Quindi ogni essere vivente ha le sue caratteristiche, vanno rispettate se vogliamo averlo in casa. Vuol dire amare veramente. Esatto. Chiaro. Limpido. Mangia troppo velocemente il video sotto il quale hanno commentato. Ha commentato Pamela's Adventure. La ciotola anti-ingozzamento la sconsiglio perché sfregano il mento violentemente e gli può causare foruncolite. Io aggiungo un po' di acqua e va giù meglio. Allora, io come ho già detto nella scorsa live, la ciotola anti-ingozzamento non è la soluzione.
perché la soluzione è lavorare sul possesso della ciotola. Se non si può o non si vuole lavorare sul possesso della ciotola, si può usare la ciotola antingozzamento. Il fatto che crea, sbatte il muso e si crea dei foruncoli può anche essere vero se la ciotola viene lasciata H24 a disposizione del cane. Se invece, come ho già detto anche qua in molte lauree, il tempo di somministrazione della pappa è un quarto d'ora, quindi io ti metto giù la ciotola, un quarto d'ora è tempo di mangiare, poi ti tolgo la ciotola e la metto via, il cane lì non ha il possesso sulla ciotola. Quindi durante il giorno non ci può andare a mangiare nella ciotola, perché lui sa che hai quel quarto d'ora lì, poi la ciotola viene tolta. Si può aggiustare questo problema? Perché io ce l'ho un po' questo problema, perché Sì, si può aggiustare tranquillamente, perché questo è già un inizio per lavorare sul ecco, possesso della ciotola. già lo tolgo, però a volte I rimane pasti quindi. sono due, quindi sì, la dose classica tipo 120 grammi, 60 la mattina, 60 la sera. Io ti metto giù la ciotola, ti do un quarto d'ora che mangi. Dopo un quarto d'ora la ciotola, che tu abbia finito, che tu sia a giocare o cosa e hai lasciato i crocchi lì, io te li tolgo, a meno che il cane non sia ancora lì perché mangia lentamente. Se mangia lentamente, gli lasciamo finire. Però appena si allontana dalla ciotola, io ti tolgo via la ciotola. Anche se c'è dei croccantini ancora dentro. La sera, io ti do la normale quantità, quindi peso quelli che ci sono per arrivare ai 60 grammi. Ah, non di più. Ok? Anche lì la ciotola sta giù, dopo un quarto d'ora te la tolgo. La togliamo perché la ciotola è nostra, gliela diamo per mangiare, ma il cane deve capire che la ciotola è nostra. Quindi già lavorando così, il cane non arriverà mai a ringhiare sulla ciotola. Uno. Due, la ciotola è come il nostro piatto, rispetto, io te la lascio giù un quarto d'ora, poi te la tolgo. Non arriveremo a avere cani che ringhiano vicino alla ciotola perché la ciotola non c'è. Il cane capisce che la ciotola è tua, cioè tua proprietario, mi fai mangiare ma la togli e lì non c'è problema di furuncolite. Ecco, eh sì, giusto. Sempre sotto quel video famoso Basta traversine, Sofia ha detto: le traversine servono quando sei al lavoro e il cane da solo in casa se ha bisogno va lì. Solo femmine, naturalmente. Eh sì, perché poverino se gli scappa, no? Allora, il cane, come ho sempre detto in tutte le live, Ripetita Juvent. è un abitudinario. Se noi lo abituiamo bene agli orari per uscire, non fa la pipì in casa. Ok? Quindi, la traversina ci può stare, tipo io adesso sto seguendo un cucciolo di un mese e mezzo. E già avvisa per uscire di giorno, quindi è già un super cucciolo, ma di notte ovviamente non riesce a tenere la vescica perché non ha ancora i muscoli. Cucino. Allora gli faccio mettere la traversina vicino alla porta, perché per evitare che sporchi il pavimento. Se no, la traversina non va usata. Il cane deve uscire. Il cane deve imparare che ci sono gli orari e quando si esce si fa cacca e pipì. In casa non si fa nulla. Non esiste che se io sono al lavoro, io capitava che ero al lavoro 8 ore, a volte anche 10 ore, che 10 veramente erano tante, però è capitato 2 volte, poi ho chiamato una dog sitter perché no, mi dispiaceva anche per i miei cani, però già 8 ore il cane sa che io ti porto prima che vado al lavoro, appena torno la prima cosa tolgo la borsa e andiamo in passeggiata.
Non sto neanche a farmi la doccia a rilassarmi. Prima cosa, fuori cani. Ma io ho un Stessa cosa, dubbio. appena mi sveglio, la prima cosa è uscita con loro, in pigiama, passeggiata con loro. Capito? Ma lo sai Poi che io ho un dubbio su appena... queste persone, scusami, perché secondo me loro stanno fuori moltissime ore. Io ho il dubbio che invece non lo facciano proprio uscire. E c'è la comodità della traversina. Ribadisco che quello è maltrattamento, ragazzi. Perché non far uscire un cane è maltrattamento, sappiatelo. E se lo vedessi io chiamo direttamente chi di competenza e vi faccio togliere il cane. Eh sì, Roberto dice che anche lui fa come te subito la prima cosa. Ma è quello, se vuoi un cane, sai che è così. Sentivo anche nella live di Isabella che l'ha detto. Pioggia, neve, grandine, il cane deve uscire. Non esiste, piove, non c'ho voglia, c'hai la traversina, pisci in casa. Non è solo una questione di pipì e cacca fuori. È Aspetto, anche una scusa. questione che il cane ha bisogno di esplorare, di annusare. Questo è per forza, non è solo la pipì o la popò. Dopo 3 volte che il cane fa cacca e pipì in casa, è un vizio, eh? Non glielo togliete più. È comodità sua anche, ha a disposizione tutto il pavimento, la traversina, quel che è. Sì. Cristina dice, ma per legge, spero di no, perché in Germania sono così seri con le leggi. È obbligatorio almeno 2 volte al giorno, se no ti tolgono il cane, perché ci sta, eh. Sarebbe anche 3 volte al giorno come minimo. Per legge. Già tanto che almeno lì lo fanno, perché Sì. qua purtroppo non è così. Io Questa ho no. un'amica che sta in Germania. E vabbè, lì ci sono proprio tipo i molossi o cosa, sono già razze reputate pericolose, quindi hanno bisogno di determinate cose. Tutti gli altri cani, se tu hai un cane, devi fare obbligatoriamente un corso, Ah, sì. ed è la cosa più giusta che uno possa fare. Vabbè, Vuoi un cane questo che sì. fa un corso? Sì. Allora puoi avere un cane, perché tante Sì. volte prendi il cane per il bambino, perché non vuoi stare sola, perché di su, perché di giù, chi ci patisce è sempre il cane. Vero. No, questa è un'ottima idea. Quindi in Germania non è che, anzi, su tante cose giustamente sono fantastici. Allora, sotto quel video dove si diceva 12 ore in casa da solo sono troppe, Iori dice: da quando c'è il cane abbiamo rinunciato a tante cose per stare con lui. Si può rinunciare, si può portarlo con sé. I casi sono questi due qua. Io Io sono non ho più per la seconda. mai rinunciato a nulla perché avevo dei cani. Io tutte le volte che io mi sposto, vado in vacanza o quando sono andata a vivere alle Canarie, che poi sono tornata su e mi sono fatta tutta Spagna e Francia, i miei cani erano con me. Non esiste lasciare i cani in pensione o lasciarli a casa. I cani li ho voluti, vengono con me. Pago il doppio del biglietto, sia del treno, perché avendo due, sono due metà e un biglietto intero. Pago il treno doppio, pago l'aereo se dovessi mai prenderlo, ma tanto sono grossi, non glielo faccio prendere perché in stiva non li metto. Oh no, no, La nave l'ho neanch'io. pagata doppia. Ma ho voluto i cani, è giusto che me li porto dietro, anche perché ragazzi, farvi le ferie col cane È bellissimo. è la cosa più bella del mondo. È veramente favoloso. Perché voi Ciao. siete rilassati, siete tranquilli, il cane anche vi sente tranquillo, è in vacanza, non c'è orario, hai fame, mangiamo mare, piscina, montagna. Siete, cioè, ve lo straconsiglio. È bellissimo andare in vacanza col cane, io lo adoro proprio. La natura ancora di più. Allora dice, aspetta, Rita, vero? Sì, la mia baia, appena usciamo anche 2 o 3 ore di continuo. Allora, lì come avevo già consigliato tempo fa, vabbè, bisognerebbe fare un lavoro sul distacco e con un educatore, in caso ti può anche essere d'aiuto, ovvio che ci vorrebbe meglio il lavoro sul distacco, il Kong.
un giochino che viene lasciato solo nel momento che noi siamo fuori casa, quindi una sostituzione del proprietario con un giochino, che è un giochino dove loro devono mettere in atto determinate cose per arrivare a prendere i premietti. Passa quella mezz'oretta, tre quarti d'ora che il cane, la prima mezz'ora, tre quarti d'ora che patisce il distacco, si concentra talmente tanto su quel gioco che quando ha finito dorme, perché a livello di testa li Si stacca stanca forte. come se giocasse un bambino piccolo. Capito, Rita? So se hai visto qualche nostro video, se ne parla. Un altro commento simile a quello precedente è della Pam, si chiama. Perché prenderli se non si ha tempo di stargli dietro? Io in questa domanda però vedo un rischio poi di non adottare più. Io sai che sono molto drastica su questo, Lo quindi so. se non si ha tempo, voglia di dedicare Io la porto. tempo e voglia a un cane, e di portarlo a spasso anche se nevica, se grandina, se piove, di portarvelo sempre appresso, di non prendete un cane. Io su questo sai che sono proprio, perché intanto poi da lì a tenere un cane in casa che non è felice e voi non siete felici, No, no, no. anche no, non ha proprio senso. Sì, Monica, se ti informi, ci sono delle spiagge, ci sono sempre più spiagge che fanno entrare i cani, grazie al cielo. Io vado in una di quelle, faccio un po' di chilometri, non ce l'ho subito qui, però vado lì. Sono le più belle perché dove puoi portare i cani sono quelle isolate vicino di solito ai nudisti che portano però sono quelle dove non c'è nessuno ed non c'è la calca che ce n'è uno Poi c'è no gente tranquilla, no, non sono fissati con i costumi firmati, sono tranquilli. tutti i proprietari di cani che ovviamente conoscono il proprio cane, quindi sanno con chi può giocare piuttosto che no, quindi non c'è cosa più bella. Allora, aspetta, Monica, che ho letto l'ultimo pezzo. Un barboncino di 7 mesi, la prima esperienza. Come ci si deve comportare, ad esempio, quando possono stare in spiaggia? Allora, Monica, quando lo porti in spiaggia, ovviamente, io per esempio vi vado spesso in Toscana perché ci sono proprio queste lingue immense di spiaggia. Dove si può portare i cani ci sono proprio Casottini, dei esatto, dei casottini dove c'è l'ombra sopra e il cane può stare tranquillamente sotto. Ipotesi che non c'è questo, voi vi portate comunque sia un ombrellone. sì, sempre. Il cane, esatto, deve sempre avere una zona d'ombra. Se vi mettete vicino a un molo, una battigia, c'è anche l'aria che fa Sì. corrente d'aria, lì è il top. Vero. E non è importante quante ore può stare anche in spiaggia tutto il giorno, deve avere il posto di ombra e se fa molto caldo fategli fare il bagno o comunque sia lo bagnate spesso perché il colpo di calore può succedere anche ai cani. Ok? E, esatto, evitiamo le ore di punta che sono quelle che anche gli esseri umani Poi ci sono non cani più o meno calorosi, quello dipende. Esatto, io ho per esempio il mio cocker che è nero, lui proprio al sole, tutto il giorno al sole, lo devo proprio prendere di peso e buttare in acqua perché lui starebbe delle ore sotto il Ah, sole ed sì, è eh. nero. La femminuccia invece è più da mi metto all'ombra, mi bagno poco, però ogni giorno è molto a sé. È importante comunque che li bagnate, o gli fate fare il bagno o li bagnate, La ok? testina. La testa, il pancino, la schiena, perché comunque il colpo di calore anche per loro è tanta roba. Sì, ci sono dei soggetti particolarmente sensibili al caldo. Poi, quando il cane scappa, mi è piaciuto tanto questo, perché insiste su questo argomento. Allora, Alessandro Ponti. Se non ho lavorato sul richiamo, lo tengo legato e non lo libero. Semplice. No, non è semplice.
Allora, questo vuol dire che se uno non lavora sul richiamo, vuol dire che avrà un cane perennemente al guinzaglio. Non so quanto quel cane possa essere felice, non può correre, non può. Sì, magari corre col proprietario quei 3 minuti, a meno che non abbia un proprietario che va a fare i dog trekking di corsa in montagna, ma dubito. Un cane perennemente al guinzaglio, anche no. Io, lavorando bene col richiamo dei miei cani, dove vedo che il mio cane è sicuro, ti sgancio, ti lascio andare. E poi si parla invece della perdita del cane, che era anche sotto il video: se perdo il cane, cosa devo fare? Anche lì ci sono purtroppo tantissime persone che, appena adottato un cane, lo liberano. Che è la cazzata, scusate la parola, più No, no, grande che possono fare, scusa. perché il cane, da che arriva in una nuova casa, ha bisogno di 15 giorni, un mese di ambientazione nella Caspita. nuova casa. Prima, se lo slegate, lui tornerà dove era, se va bene. Ok? Quindi tenetevelo in casa finché il cane si abitua alla vostra casa, alla vostra vita, alla vostra persona. Poi lavorate sul richiamo. Il richiamo è fondamentale, come è fondamentale il ferma. Perché se il cane corre e vedete, che so io, una bicicletta che viene giù alla velocità della luce, una macchina, voi gli urlate ferma, il cane si deve impietrire, diventare una pietra, tac. Ed è importantissimo lavorare sui cani, su questi richiami qua. Perché non è detto che non capiti un disguido. Un disguido può capitare, un cane che scappa come hai detto te, un guinzaglio che si stacca, un qualsiasi cosa. Assolutamente sì. Poi, soprattutto qua in valle, che è pieno di selvatici, se il proprietario non tiene bene il guinzaglio, sai quanti cani perdono qui? Pff, Oh. una marea. Beh, in Spagna non sono maestri di amore per gli animali, questo lo sappiamo. Allora, la Sappiamo. Spagna purtroppo sì, poi dipende. Barcellona e le grandi città, Valencia, stanno diventando dog friendly. Ecco. Altre zone invece della Spagna sono ancora come noi 20, 30 anni fa, il cane a catena deve fare la guardia e lì non c'è limite, quindi anche io ho visto cani alla catena di 1 metro, purtroppo. Pagina Red Ronnie. Red Ronnie non si intende tanto di cani. Lui ama tantissimo gli animali, lo dice sempre e lo sanno tutti nell'ambiente. Però cosa succede? La sua cagnolina, che si chiama Oli ed è tenerissima, è stata in vacanza con lui a Tenerife per un po' di tempo, dove dice lui che è stata benissimo, era felicissima, giocava, correva. Tornata di nuovo a casa. Questa cagnolina ha iniziato a sentirsi triste, a piagnucolare. Infatti, quando fa le dirette, lui la tiene dietro di sé e ogni tanto ha quel fischietto sommesso di pianto, quel guaito sottile. Poi gira per casa con i pupazzini, come ti ho fatto vedere, poi se li porta sempre in giro per la casa ed è molto mogia, mogia, mogia. Allora, da quel video solo che ho visto, perché non ho visto tantissimo, le possibilità possono essere due. Uno può essere che richiami l'attenzione, perché magari a Tenerife facevano più cose insieme, adesso lui è tornato nella sua quotidianità, quindi magari è il computer, il lavoro, eccetera, e non c'è più quell'attenzione che dava il cane, quindi il cane la vuole, dice: perché non mi guardi più? Amore. Dubito che sia questo. Secondo, perché quando ho visto questi pupazzetti portati tutti nella cuccia, a me viene il dubbio che sia una gravidanza isterica. Una gravidanza isterica, lì dovrebbe parlare col veterinario, portarla dal veterinario e vedere un attimino, perché se è presa in tempo, ok, si può dare delle pastigliette e finisce tutto. Se no, c'è proprio, gli cresce la pancia, esce il latte, ma non ha assolutamente nulla. Ma non è sterilizzata o sì? Non si...
Può succedere in entrambi i casi. Ah, in entrambi. Ah. E Sì. si Può forma il essere latte. la sterilizzazione, se viene sterilizzata troppo avanti, dove magari ha fatto una cucciolata, oppure sono proprio quelle cagnette tipo la mia, molto etepimeletiche, no? Che guardano l'attenzione degli altri. C'è la mia che lecca sempre gli occhietti al cocker. Gli Oh. locca le orecchie, cioè si prende proprio cura. E infatti poteva essere una super mamma, però io l'ho sterilizzata. O magari può essere che non è sterilizzata, quindi ha questo desiderio di maternità. Però lì dovrebbe sentire un veterinario. Però i casi sono questi due qua. Non credo che si vada tanto lontano. Allora, glielo suggeriremo perché vedo che i commenti sotto sono tutti di questo tenore. Oh, che tesoro, che carina, vuole tornare a Tenerife. Ma non credo che... Umanizzazione. Umanizzazione ennesima. Ragazzi, se volete fare domande, siamo qua. Se no, oggi possiamo anche chiudere prima, sapete? Ah, io allora aspetta, perché mi ero Se vuoi segnata dire tutto. qualcosa, ovviamente. Sì, i giochini. I giochini. Avevo anche qua già fatto un accenno che il cane cerca gli scatoloni piuttosto che i rami di Sì. legno, queste, perché? Perché dobbiamo vedere l'animale in natura, la plastica del cane, però ci sta, va benissimo, qualsiasi giocattolo gli prendete, sappiate che quel gioco che gli date in automatico va a aumentare un certo tipo di comportamento del vostro cane. Quindi, tutti i giocattoli che prima cosa lo comprate, arrivate a casa, prendete una forbice, spingete la valvola, la bucate. Così non piange più. Gni gni non lo deve fare, perché quel gni gni uno stimola il predatorio. Due, qualsiasi animale in natura, un piccione, un bambino o cosa che viene preso e il bambino fa e per il cane è quel gioco. Quindi, stessa cosa, l'uccellino, il topo, eccetera, eccetera. Quindi, via, la valvolina la togliete immediatamente. Se comprate un peluche a forma tipo da Arca Planet, vedo che a forma di anatra piuttosto che voi comunque sia, sapete, o di ciabatta, io dico, ma come fate? Come fanno a vendere dei giochini a forma di ciabatta e poi pretendi che il cane non ti mangia le scarpe di Prada? Ma il mio pitbull, mamma mia, che scarpe che mi ha mangiato. Esatto, stessa cosa vale per un peluche fatto a forma di anatra, o il pollo, o il maialino, cioè quel gioco lì per lui è, quando ne vedo uno davvero, è il mio giochino. Ok? Non ci si pensa proprio a queste cose, veramente. Anch'io cado dal pero. Però anche lì, purtroppo, chi costruisce i giochi umanizza, perché non Sì. puoi andare a prendere un giochino a forma di ciabatta, cioè vai Istigazione a a delinquere. forma di pollo, pretendi che poi non ti ammazzi le galline del pollaio di fianco. Li vendono perché siamo umani e noi da buoni proprietari umanizza, che umanizzano. Li compriamo perché piacciono a noi. Ecco perché li vendono. È vero, È è semplice. vero. Perché al cane può interessare il bastone lanciato, la pallina, la corda, altre cose. Poi ci sta che volete comprare questi giochini. Li prendo anche io ogni tanto ai miei cani, per l'amor di Dio. Ma togliete quel fischio, prima cosa. E cercate di prendere dei cani, dei giochi
dove non andate a izzare un comportamento del vostro cane. Chiaro? Chiaro, chiaro. Ok. Se l'animale sente il sangue, va nel pollaio e ammazza lo stesso. Assolutamente no. No, non è assolutamente così. Il fatto che va nel pollaio è perché tendenzialmente c'è l'odore del pollaio che li attira. Poi quando vede le galline iniziano a... E per loro che cos'è? Quel giochino lì che gli avete dato. E poi Fabio, ho un bellissimo ricordo sempre da Lara, quella mamma fantastica che ha allattato i suoi bambini 4 mesi e mezzo. Quella Lara fantastica che era un abbandono in montagna, una segugia italiana meravigliosa, grande, bellissima. Lei, prima che io potessi accoglierla, non si faceva prendere e nel frattempo faceva razzia nei pollai dei contadini per mangiare. È entrata pian piano, ci è voluto. Ci sono voluti mesi, è entrata nel giardino, poi in casa, pian pianino, molto paurosa. Avevo le galline, non le ha mai toccate, non ha mai più toccato nulla. Niente. Esatto. Bellissimo questo esempio. Esatto. Perfetto. Il Kong va bene come... allora, il Kong l'ho spiegato, va bene come sostituto a quando voi non siete a casa se il cane tende a piangere e distruggere. Se Non come invece gioco. se il suo cane non ha questo problema, può usarlo come gioco. Ah sì? Tranquillamente. Ha un Ah! inizio e una fine, te lo do mezz'oretta, un'oretta, poi te lo tolgo, te lo metto via. Ecco. Se lui non ha questo problema di dover usare il Kong perché piange o urla Può o chissà usarlo cosa. come Ecco, lo usa come gioco con dentro delle leccornie. perfettissimo. Un'ultima cosa che voglio dirvi, visto che mi chiedete spesso, guarda, si rompe solo se è strausurato, perché se no il Kong vero della Trixie non si rompe manco con un caterpillar. Ovvio che se ce l'ha da diversi anni e già si vede, va cambiato. Quello è normale. Un ultimo consiglio che voglio dare, che mi chiedono, vedo che lo scrivono abbastanza spesso, sono i premietti. Quindi, se volete, sai che sono io molto naturalista, eccetera, se Sì. volete donare ai vostri cani un premietto fai da te, che gli piace, oltretutto, potete tranquillamente fornirvi di una essiccatrice. Sono delle pentole che essiccano i prodotti, la frutta, eccetera. Tranquillamente, può servire anche per voi. Non la conosco, pensa come sono ignorante. Sì, è un essiccatore. Sono di solito tondi, hanno più ripiani, dove tu metti la frutta, la verdura, quello che vuoi, un tot di ore, e va attaccata alla corrente, ovviamente, e il prodotto... Si essica come se fosse il sole. Io Fantastico, con fantastico. quella, quando vado dal macellaio, raramente se non per fare i premietti ai miei cani, che prendo il fegato. Il fegato, anche lì, il cane in stato di selvatico, branco di lupi, il leader. La prima cosa che fa, mangia il fegato. Poi mangiano tutto il resto. Quindi, dagli un premietto di fegato essiccato che fate voi, quindi voi lo prendete, lo tagliate tutto a striscioline, tranquillamente, e lo fate essiccare. Quindi potete dargli poi una strisciolina essiccata come to mastica un attimo. Oppure poi lo tagliate a piccoli pezzettini e lo usate come premietto. Ecco. Quello
mele, senza esagerare, però le mele, però potete dargliele, carote, cioè da lì vi spaziate, però l'essiccato è tanta roba per dare i premiati ai nostri cani, soprattutto quello che è carne che non ti porti dietro, che una volta che sei essiccato la carne Giusto. non... E te li metti in Giusto, forno. giusto. Scusa, è arrivato qualcuno in casa. Attenzione, scusate. Attenzione, grazie. Ciao, ecco. In rosso, Un'irruzione. te li metti tranquillamente in tasca e ve li portate in Ma è giro. fantastico quante cose si imparano naturali che sono la nuova frontiera anche per gli animali, le cose naturali. Stata abbastanza chiara, avete ancora delle domande? Bella la premiere, sì, molto. Ed è già pronta quella della prossima settimana. Domande? Se no, noi chiudiamo. Io mi vado a mangiare un bel pollo arrosto. Guardate a che ora mangio, cioè è cena questa, vorrei dirlo. Vabbè. Ci sono domande perché sono stata chiara. Quindi ho Va tutto benissimo, hanno dato capito tutto. nei video, però qua l'importante è che sono stata chiara e non ci Cioè, sono. sentire quasi un'ora e non perdere nulla e poi in un video di 20 secondi non capire niente è fantastico. Grazie a voi, a tutti, moderatori, ospiti, amici, tutti. Grazissimo, grazissimo ad Ambra e Grazie ancora complimenti, congratulazioni e felicitazioni per questa giornata, per queste giornate di giubilo. Grande giubilo. a te. Guarda, io sono contenta, lo fai, e ti auguro davvero, non lo dico Non si ancora, dice, non si dice. lo scoprirete poi pian piano. E io ringrazio ancora tanto te, Lucia, ringrazio Figurati, tutti per fai le domande che tutto te, fate. tesoro. E grazie, mister Salvo, grazie, grazie. Ti E, mi abbraccio raccomando, tanto. se volete trattare, che tratto degli argomenti specifici, scrivete tranquillamente sotto i video o un messaggio a Lucia, così trattiamo gli argomenti che voi volete. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo settimana prossima. Ok? Sì. Così ci racconti, cioè non ci racconterà niente, non lo devi dire, non lo devi dire dove Mi vedrete poi direttamente diversa. Va sì. Mua, bella. bene, un Ciao. bacione. Ciao a tutti, ciao e a martedì prossimo alle 16 con Isabella. Ciao, ciao a tutti.